Quattro furti in pochi giorni sono stati commessi a Dormea, in Valtanaro. I ladri hanno forzato le finestre e agito mentre i proprietari dormivano. Un fenomeno, quello dei colpi nelle abitazioni, che vede impegnati carabinieri e polizia e che preoccupa molto tutti i cittadini cunesi. I furti in genere rappresentano il 45% del totale dei reati che si verificano in provincia e un 30% di questo 45% riguarda proprio i furti in abitazione. Il furto in abitazione è un reato che non è facile scoprire. Credo che sia importante che anche i cittadini siano molto attenti a difendere le proprie cose. Succede ancora con eccessiva frequenza che i ladri riescano ad entrare per una porta lasciata aperta, per una finestra lasciata aperta o riescano a rubare una macchina lasciata con le porte aperte, con la chiave inserita nel quadro di accensione, oppure succede che gente anche munita di allarme non lo inserisca. Per combattere questo tipo di reato molto si può fare in tutte le case. Innanzitutto di attrezzarsi possibilmente con un minimo di misure passive che vanno da impianti antifurto ma vanno anche da attrezzi posti dietro le finestre, ad esempio per non consentire con la semplice attivazione della maniglia di poter aprire la finestra, perché una delle loro tecniche, quella più consueta, è praticare un foro sull'infisso della finestra, introdurre un ferro col quale riescono ad aprire la finestra. In qualche caso abbiamo proprio accertato anche nel corso delle indagini che uno strumento di difesa quale possa essere una sbarra messa dietro la finestra ha evitato la commissione del furto.